In questi minuti, diciamo che ho a disposizione, io cercherò di spiegarvi che cosa stiamo facendo con Potere al Popolo qui a Roma, quali sono, come ci siamo, diciamo, organizzati in questi ultimi 5 mesi. Ci sono le assemblee territoriali che più o meno corrispondono con i municipi, oppure vengono, diciamo, raccolgono persone di aree di Roma, tipo nord-ovest, per farvi un esempio, e sono uno strumento fondamentale perché Potere al Popolo crede che è attraverso le assemblee territoriali che inizia il percorso di decisionale e di partecipazione. Che significa? Significa che l'ottica, diciamo, segue il discorso del decide chi partecipa, chi si rende attivo, chi fa nascere le iniziative partendo dai propri territori e poi le porta e se ne discute dentro al coordinamento. Un altro strumento di azione politica tipica di Potere al Popolo sono i gruppi di lavoro che affrontano delle tematiche specifiche. Attualmente a Roma si sono attivati il gruppo di lavoro sulla sanità, sulla legge di iniziativa popolare per la scuola, il gruppo di lavoro sul mutualismo, sulle questioni di genere LGBTQI, sull'ambiente, il gruppo casa. E poi c'è un gruppo che sta nascendo che riguarda l'ambito dello spettacolo, dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo, però ancora non è, diciamo, sta nascendo. E giustizia, parliamo del coordinamento romano, che è questa riunione che facciamo ogni 15 giorni e nella quale prendono parte le assemblee territoriali e i gruppi di lavoro. Il coordinamento romano viene percepito ad oggi come uno spazio decisionale. Perché? Perché stiamo cercando di rendere Potere al Popolo una struttura, un'organizzazione che sia flessibile, inclusiva e che attraverso il rapporto con le assemblee territoriali e i gruppi di lavoro cercare di portare avanti un discorso di democrazia partecipata. Quindi cercare di evitare l'iperburocraticità o una iperstruttura fissa tipica dei partiti o di altre organizzazioni e invece cercare di proporre qualcosa che dia la possibilità ai nuovi o a chi non appartiene a partiti, movimenti collettivi o quant'altro di avvicinarsi, interagire, partecipare e proporre in modo uguale e paritario. Siamo presenti anche su social, abbiamo una pagina Facebook che tutti e tutte possiamo seguire, che è Potere al Popolo Roma, oltre a Potere al Popolo Nazionale. C'è anche un profilo su Instagram che sto seguendo io e che vi invito, è molto difficile seguire il profilo Instagram, quindi chi ha Instagram segua la pagina di Potere al Popolo e Roma e attraverso eventi Facebook invitiamo le persone a partecipare alle assemblee territoriali o agli incontri dei gruppi di lavoro. Quello che Potere al Popolo sta cercando di fare è di essere una realtà politico-sociale inclusiva, democratica, che parte dal presupposto che attraverso la solidarietà, il supporto alle lotte, le pratiche di mutualismo propone qualcosa di nuovo che possa fare la differenza.